Oggi ti parlerò della semeiotica e dell'anatomia palpatoria, degli ureteri e della vescica. Imparerai a trovare e valutare, attraverso i giusti punti di repere, la loro forma, il loro volume, i loro mezzi di fissità, i vasi e i nervi che li circondano, i rapporti che intercorrono fra questi due organi e le strutture muscoloscheletriche. Grazie a queste informazioni avrai sempre una marcia in più rispetto agli altri e potrai fidarti delle tue mani durante la visita clinica del paziente affetto da disturbi dell'apparato urinario. L'uretere ha la forma di un tubo membranoso cilindroide lungo circa 12 cm. Esso rassomiglia ad una vena vuota, ma ha delle pareti più spesse di un vaso venoso e una grande elasticità. La sua trazione, infatti, può allungarlo di ulteriori 8 cm. L'uretere è largo circa 15 mm, ma può restringersi fino a 4 mm in alcuni punti del suo percorso, cioè a 1 cm dal suo punto di origine, a livello della flessura o ginocchio dove incrocia i vasi iliaci e nella sua terminazione finale in vescica. Questi tre punti, infatti, sono quelli dove più facilmente vanno ad incunearsi eventuali calcoli ureterali. Per trovare e valutare gli ureteri è molto importante partire dai giusti punti di repere. Gli ureteri, infatti, possono essere delineati tracciando una linea compresa fra il punto in cui la linea paracentrale incrocia la transpilorica, che, come abbiamo visto nel video precedente, corrisponde all'ilo del rene, e un punto più in basso che corrisponde al tubercolo pubico. L'uretere addominale quindi si troverà fra il primo punto e l'incrocio con i vasi iliaci, mentre l'uretere pelvico si troverà tra l'incrocio dei vasi iliaci e il tubercolo pubblico. L'uretere è mantenuto in posizione soprattutto dal suo rapporto con il margine mediale del rene e da tratti fibrosi che lungo tutto il suo percorso lo fissano alla parete del peritoneo parietale posteriore. I prossimi test che ti mostrerò provengono sia dalla semeiotica classica che dalla cultura osteopatica ed è molto importante che tutti li conoscano perché unire le conoscenze rafforza le competenze. Per fare un test di valutazione globale dell'elasticità dell'uretere, in osteopatia usiamo una tecnica a mani incrociate e paziente a ginocchia flesse. Con la mano inferiore andiamo a contattare il tubercolo pubico. Scivoliamo lateralmente alla vescica e fissiamo il punto con le dita che guardano verso il basso. Contemporaneamente, con l'altra mano andiamo a contattare il polo inferiore del rene. Quando entrambi i contatti saranno stabili e ben amalgamati con il tessuto, effettuiamo un allontanamento tra le due mani, come ad allungare l'uretere, alla ricerca di sensazioni di rigidità o dolorabilità. In semeiotica classica è possibile andare alla ricerca dei cosiddetti punti dolorosi ureterali. Abbiamo il primo punto che corrisponde all'incrocio tra la linea transpilorica e la linea paracentrale. Il secondo punto ureterale si troverà lungo la linea bisiliaca, a 2 cm all'interno rispetto alla linea paracentrale. Il terzo punto ureterale si troverà esattamente al di sopra del tubercolo pubico. In questo caso andiamo attraverso la palpazione profonda a ricercare sensazioni di dolorabilità. Le arterie dell'apparato escretore provengono per i calici ed il bacinetto dall'arteria renale, per l'uretere lombopelvico dall'arteria ovarica o dall'arteria testicolare, stessa disposizione per le vene. I nervi dell'uretere provengono dal plesso renale in alto e dal plesso vescicale in basso. La forma della vescica è molto variabile a seconda che essa sia vuota o piena, contratta o rilassata. La forma della vescica vuota e contratta è quella di una sfera. La forma della vescica vuota e rilassata somiglia a quella di una ciotola, depressa dalle ansie intestinali che le si poggiano sopra. La forma della vescica piena è piuttosto tondeggiante e tendente all'ovoide. Nella vescica normale, la quantità di urina necessaria a stimolare la minzione è pari circa a 250 cc.
Ovviamente questa quantità può variare di molto sia in eccesso che in difetto a seconda della patologia. Nell'adulto, a secondo che la vescica sia vuota o sia piena, essa occupa una posizione differente. Quando la vescica è vuota, si posiziona esattamente dietro l'osso del pube, quindi è totalmente endopelvica. Quando è piena, scavalca il pube e diventa in parte endoaddominale. I mezzi di fissità della vescica sono rappresentati dal peritoneo che copre la sua faccia posteriore e laterale e che la unisce al retto e alle pareti laterali del bacino. Dalle aderenze intime che uniscono la base della vescica al pavimento pelvico e nell'uomo anche alla prostata, e da due sistemi legamentosi, uno verticale, l'altro orizzontale. Il sistema verticale è rappresentato dall'uraco centrale e da due cordoni fibrosi laterali, che sono il residuo dell'obliterazione delle arterie ombelicali fetali. Questi cordoni sono detti legamenti ombelico-vescicali e vanno appunto dall'ombelico alle facce laterali della vescica. Il sistema orizzontale della vescica è rappresentato dai legamenti pubo-vescicali che la fissano solidamente al pube. È possibile valutare, attraverso l'utilizzo di test di elasticità, sia il sistema verticale che il sistema orizzontale. Questi test che ti mostrerò provengono principalmente dalla cultura osteopatica. Per valutare l'elasticità dei legamenti ombelico-vescicali, posiziona la mano a piatto fra l'ombelico e il pube. Con indice medio anulare è possibile in alcuni pazienti apprezzare anche la consistenza di questi tre cordoncini. Possiamo quindi effettuare un carico sui tre legamenti alla ricerca del più fibroso fra i tre. Per esempio, in questo caso abbiamo l'uraco che è più teso rispetto agli ombelico-vescicali laterali. Per testare i legamenti pubo-vescicali, scivoliamo con la mano piatta fino a contattare il pube sulla linea mediana. Ci spostiamo poi un centimetro a destra o un centimetro a sinistra per testare i due legamenti e andiamo posteriore al pube il più inferiore possibile. Creiamo poi un carico postero-mediale per andare alla ricerca di una sensazione di dolorabilità o tensione a livello del legamento pubo-vescicale, sinistro e destro. Ti ricordo che questi legamenti sono molto importanti perché forati dal passaggio delle vene del plesso di Santorini, quindi una loro tensione o fibrosi legata ad aderenze post-chirurgiche, infettive o infiammatorie può creare una congestione a livello vescicale. Le arterie della vescica si dividono a seconda del territorio di distribuzione in superiori, inferiori, anteriori e posteriori. Le arterie superiori provengono da quella porzione non obliterata delle arterie ombelicali, quelle posteriori provengono dalle arterie rettali medie, quelle inferiori provengono dall'arteria iliaca interna, quelle anteriori provengono dalle arterie pudende interne. Questa ricca irrorazione della mucosa vescicale ci spiega in fondo come mai l'ematuria sia un segno assai frequente nelle affezioni della vescica. Le vene della vescica seguono il decorso delle arterie per formare il plesso venoso perivescicale, che si getta nel plesso venoso pelvivescicale, formato a sua volta da tre plessi: il plesso prevescicale di Santorini, il plesso vescico-prostatico e il plesso venoso seminale. La vescica è innervata dal sistema nervoso simpatico e parasimpatico. Dal primo riceve delle fibre provenienti dal primo e secondo segmento lombare e contengono fibre inibenti il muscolo detrusore e eccitanti il muscolo sfintere. Dal parasimpatico riceve invece fibre provenienti dai primi segmenti sacrali che vanno a formare il plesso pudendo e che contengono fibre che hanno un effetto inverso a quello simpatico, quindi eccitanti del detrusore e inibenti del muscolo sfintere.
E sarà proprio questa sinergia fra simpatico e parasimpatico a permettere una corretta fisiologia della menzione. Alla valutazione dell'apparato urinario ovviamente va aggiunta la descrizione dell'urina in rapporto al suo volume e alla frequenza della menzione, oltre che alla presenza o meno di sangue. In particolare parleremo di ematuria macroscopica quando questo sarà visibile a occhio nudo e quindi sarà presente sicuramente più di un millilitro di sangue per litro di urina, e di ematuria microscopica quando il sangue non sarà visibile se non all'analisi del sedimento urinario. A tal proposito citiamo come cenno storico il famoso test dei tre bicchieri, in cui si invita il paziente ad urinare in tre recipienti senza interrompere il flusso e andando a vedere la distribuzione del sangue all'interno di questi ultimi. Se il sangue è presente soltanto nel primo bicchiere, allora ci sarà un'ematuria derivante da un danno uretrale, perché appunto sarà il primo sangue a venire fuori. Se invece il sangue è presente solo nell'ultimo bicchiere, allora esso proverrà dalla vescica, perché i globuli rossi si andranno a sedimentare sul fondo della vescica e solo l'ultima contrazione sarà in grado di espellerli fuori. Se il sangue invece è presente a livello di tutti e tre i bicchieri, molto probabilmente esso proverrà da una problematica renale o ureterale. Se questo video ti è piaciuto e l'hai trovato utile per potenziare le tue conoscenze di semeiotica e anatomia palpatoria, condividilo con i tuoi colleghi e iscriviti al mio canale per continuare a vivere l'anatomia fuori dalle pagine di un libro.